forse la giornata più importante dell'anno dal punto di vista giudiziario, ma l'apertura del processo Mafia Capitale diventa occasione anche per occuparsi di libertà di stampa, poiché proprio riguardo questo processo, per la pubblicazione delle intercettazioni, ben 96 colleghi giornalisti hanno avuto problemi con la giustizia. Sì, siamo qui per loro e per tutti quei cronisti che hanno il coraggio, fa parte del codice deontologico della nostra categoria, quello di dare le notizie scomode, vere, e quindi l'idea che qualcuno attraverso uno strumento della legge delega o altri meccanismi possa pensare di mettere il bavaglio alle intercettazioni e quindi sottrarre ai giornalisti l'opportunità di poter documentare, scrivere di quello che riguarda il paese, i drammi, le lordure, le torture peggiori di questo paese, è un fatto gravissimo, non solo per la categoria dei giornalisti ma per i cittadini comuni. Mafia Capitale sappiamo che è, abbiamo letto tanto, abbiamo letto non tutto perché ci sarà ancora da leggere, ma quello che abbiamo letto è stato grazie anche al lavoro di tanti cronisti che se ne sono occupati e che in questi anni si sono occupati di tante delle inchieste del malaffare italiano, tante delle vicende che noi conosciamo, da Calciopoli a Mafiopoli a Sanitopoli a tutto quello che per Opoli finisce, noi non lo conosceremmo se non ci fossero state le intercettazioni pubblicate. Segretario, cosa si rischierebbe in concreto avallando appunto una legge bavaglio? Si rischierebbe di avere un'informazione meno libera e quindi avere dei cittadini meno informati e quindi, come dire, di oscurare tutta una serie di notizie, di oscurare quelle periferie del malaffare che, come appunto quelle di Mafia Capitale, che molto spesso prendono il sopravvento sulla parte buona della società, e quindi noi riteniamo che tutto questo sia assolutamente inaccettabile. Finché si riprende la facciata di un tribunale da fuori va tutto bene, poi però si pretenderebbe addirittura di denunciare le fonti, non funziona così? Questo è un grave vulnus per la democrazia, ma come dire, ove si andasse avanti su questa strada si finirebbe in un vicolo cieco, perché tutti questi provvedimenti vengono puntualmente censurati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi bisogna fare sempre i conti con i giudici di Strasburgo. Tutto quello che tende a limitare la libertà di stampa, intesa anche come libertà di informare i cittadini, quindi raccontare ai cittadini quello che sta avvenendo e quindi metterli nelle condizioni di esercitare la libertà popolare, ecco, tutto quello che tende a limitare questo viene puntualmente censurato dai giudici di Strasburgo a prescindere dal paese nel quale ciò avvenga. Quindi io ritengo che ove si andasse avanti su questa strada l'Italia subirà un'altra condanna dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.